Appunto, Vabbè, non comunque, preoccupatevi, non no, non preoccupatevi. ci sono i viola. Diciamo Ok. che apro di nuovo la mappa che c'è in tasca. Diciamo che se vedono una persona già entrare dal 120 a scendere, iniziano a sparare. Anche gli elicotteri degli NP sparano. Non so perché, sono così rincoglioniti che sparano a qualsiasi cosa. Vabbè, stringiamo, chi Sì. sono? Allora, sono tre capi, diciamo. Uno si chiama Pietro. Ok. Uno si chiama Fulvio. Fulvio. Sì. Renton. Sì. E E l'altro? l'altro dovrebbe essere, un secondo che c'ho, mi devo ricordare l'altro capo come si chiama. Calabria? No. Ok, è stato fatto fuori Calabria. E l'altro si chiama Giusto. Giusto, quindi Pietro, Sì. Fulvio e Giusto. Sì. Perfetto. Quali sono le loro attività? Sono gang, mafia, che fanno? Più che altro è tipo una famiglia, diciamo. È una famiglia, Sì, quindi. hanno delle. Diciamo che oggi mi hanno detto che hanno delle persone sotto di noi, cioè sotto di loro, che lavorano per loro. Ok. Quindi che fanno? Rompono solo il cazzo, sono pesci piccoli, non ce ne facciamo niente? Oddio, cioè, hanno sempre, quasi sempre il contatto pronto con lui che li comanda. Anche quando vogliono fare un incontro loro vanno e fanno l'incontro. Chi è colui che li comanda? Ok. Non lo so, l'ho visto soltanto una volta ed era pure mascherato. Non sai un nome, non sai nulla? Ok, che attività hanno? Loro tipo, vabbè, soltanto fanno erba e queste cose qua. Venite in governo, gli agenti della sicurezza vi accompagneranno qua da me. Posso farti una domanda? Sì. Ma il cosiddetto gruppo che comanda questa famiglia. Hai Anubi, anche citato il fatto che fanno degli incontri, giusto? Sai se vi fanno sto aspettando, noi abbiamo già incontri su un iniziato. determinato posto quotidianamente o cambiano sempre? No, lo cambiano sempre. Ok. Di solito ero io quello che gli diceva i posti, però ora diciamo che da quando mi hanno rapito, poi non mi ricordo più niente dopo il rapimento, non li fanno più dove, cioè non si fidano più di me perché credono che li ho traditi con qualcun altro di loro, cioè di quegli altri. Capito. Comunque di solito gli incontri, se volete vi dico anche civico, il civico dove li Sì. facevano, uno al 703, Sì. il 717 Scusi, c'è e il qualcuno che sta 596. prendendo appunti? Sì, Sì. sì, Ok, sì. Li sto perfetto. prendendo pure io. Sì, Cioè, tutti perfetto. quanti qua dentro. Quindi. Vabbè, io oggi ti avevo chiesto delle prove tangibili. Ce le C'ho la faccia di Fulvio. hai? La faccia di E Fulvio di la conosco. altri. La faccia di Fulvio la conosco anche io, non mi sa. Diciamo che ha cambiato faccia, i capelli, si è fatto crescere la barba. Quindi da quando gli avete fatto la foto, credo non. Diciamo che non sia così tanto riconoscibile. Poi la faccia di un altro, però avevano gli occhi coperti, diciamo, io l'ho provato a fare togliere, ma non si sono tolti gli occhiali. Però più o meno si potrebbero fare due identikit, credo. Quindi tu hai solo una foto adesso di Fulvio? No, non la foto. Che hai? Un video? Un video, sì. Ha fatto E che cosa fa in questo video? anche un incontro con un altro ragazzo, gli chiedeva delle cose. Del tipo? Vabbè, lui è venuto là dove noi per chiederci di entrare, ha fatto un incontro al. Ma cazzo, abbiamo fatto un incontro. Scusami la parola, eh. Un incontro, dove l'abbiamo Nella stanza ovale fatto? piccola. Al 397 l'abbiamo fatto un incontro. 397, vediamo. Sì. Cos'è che avete fatto in questo incontro, ripeti? Semplicemente c'era uno che voleva entrare in famiglia e gli ha chiesto varie cose, tipo se aveva porto d'armi, soldi da parte per poi comprare anche armi, eccetera. Oppure, tipo, gli ha detto che prima di poter entrare in famiglia, che doveva avere una pistola comprata da sé. Diciamo così. Gli ha fatto questa richiesta come prima prova. Ascolta, ma in questo video
Si parla di famiglia, in che senso? Cioè, io da questo video posso arrivare ad accusarli per associazione a delinquere, associazione Guarda, ti si sente malissimo. Ma una domanda, sai se hanno un magazzino o qualcosa dove tengono tutta la roba? Allora, hanno un magazzino sia dentro il GRUB, Ok. ok? E uno vicino alla vecchia centrale della Polizia Bianca, al 217. Hai presente il magazzino quello al 207? Quello sotto la superstrada? Sì. Quello. Ok. È il magazzino che Girano, avete girano con aggiunto? auto verde? No. Ok. Dopo ti faccio vedere pure con che macchina girano alcuni ragazzi. Ce l'ho tipo io uno. Anzi, anche basta che te lo dico. Il Mercedes classe G Nero. La Con delle striscia rossa. Ok. LED bianchi sotto. E luci, credo, o bianchi, oppure tipo con un colore che si chiama luce nera. Ti dicevo, scusami, aspetta, mi sono scordato. No, chiedevo se in questo video che tu hai fatto parlano della famiglia come se fosse una cosa pulita o ci sono parole che mi possono far pensare a un'associazione a delinquere, associazione mafiosa. Allora, associazione a delinquere, cioè quali sarebbero le parole chiave per pensare ciò? Perché Sceriffo, non stanno me la arrivando, ricordo sceriffo, stanno proprio, arrivando. Tutto ciò che è inerente all'illegale è un'associazione a Andare a delinquere. fare Maria, va bene? Ragazzi, scusate, Max Sicuramente. forse non è andato a prendere i Vai sceriffi, tu, ci vado Christopher, vai io. tu, porca miseria. Tipo andare a fare un processo di Maria, va Beh, bene? se tu fai un Oppure dovessi processo. vedere che io faccio da vedetta a loro che fanno la Maria? Ascolta, te lo dico semplicemente, se tu mi dai Dimmi. un video dove processano 10 grammi di Maria, io non me ne faccio un cazzo. Se tu mi dai un video dove ne processano in quantità, io presumo che quella quantità poi venga smistata, venga venduta e mi pare un'associazione a Sì, delinquere. diciamo che ci siamo stati tipo 2 o 3 orette. Beh, 2 o 3 orette, io non sono esperto, ma suppongo che si parli di quantità elevate. Ogni 10 minuti sono, diciamo, 500 grammi. Perfetto. Buonasera. Buonasera, Buonasera. quindi Buonasera. 20 Buonasera. minuti, un Buonasera. chilo. Chiedo scusa, ripeti? Mi sentite? Sì. Sì. No, se può ripetere le quantità perché ero un attimo distratto e non. Credo, non sono sicuro di quello che ho detto, però dovrebbe essere tipo un chilo ogni 20 minuti. Ok. E loro sono stati a processare per quanto tempo? Più di 3 ore, io sono arrivato agli ultimi 10 minuti. Sono ben pieni. È una bella quantità, Sì. anzi, che va oltre Sì. l'associazione a delinquere. Sì. Lei capisce, no? Tutto questo noi lo possiamo documentare, vero? Diciamo che se appena mi ridanno l'accesso al magazzino dentro il Groove, le posso portare le immagini di quanto hanno fatto in 3-4 Vabbè, adesso che cosa abbiamo? ore. Adesso vabbè, c'ho purtroppo soltanto gli ultimi 10 minuti che ho detto, che sono andato io lì pure con loro, però io ho fatto da vedetta purtroppo. Però hanno processato circa 500 di Maria in 10 minuti. Allora, quindi ricapitolando, tu mi hai fatto 3 nomi, che sono Sì. Pietro, Fulvio e Giusto. Esatto, in pratica sarebbero le tre teste della famiglia. Sarebbero Ah, quindi se io ho Fulvio come testa, in pratica i tre boss. i tre boss. Esatto. Si chiamano questi, scusami, Triade. Triade. Sì. Quindi anche la loro, tra virgolette, famiglia si chiama Triade. Esatto, Ok, proprio la famiglia si chiama la triade. la triade, ok, non solo loro, la triade, quindi sono anche megalomani, perfetto. Quindi è detto dal 121 al 123 la loro pertinenza. Dal 120. 120. 120 il Ho groove scritto basso. tutto Groove Street basso. Il magazzino dov'è? Il È magazzino è al 217. 207, no, 207. 207 e 217. E No, quanto è una. 217, ragazzi, è la vecchia centrale di polizia. Questo mi sono dato un riferimento tramite quello. Esatto. Ah, Allora, ok. 207, 207. 207. Quanta merce ci potrebbe stare là dentro?
La Maria la tengono dentro. Quantificato. La Maria la tengono dentro il magazzino di casa. Quindi, e Supera dentro il più o magazzino meno i di 3 casa. chili. Dentro il magazzino di casa ce ne dovrebbero stare 7 e mezzo, 7 kg e mezzo?8. Uno, buono. Sì. Lo so. Tu mi parli di questa quantità, ma quando hai potuto verificarla? Ieri. Ok. Quando dovreste consegnarla? Non lo so, credo entro domenica possano prenderla. Ok, perfetto. E sa anche il civico dove ci sarà l'incontro? Civico, lo comunicano tramite una chiamata. Glielo Ah, fanno sapere magari il giorno stesso. Sì. vi presentate tutti insieme oppure solo il capo con uno fidato? Il capo più i camion che devono portare la roba. Massimo il vice, forse, Cosa? No. no? Forse Massimo fanno venire il capo e il vice. Solo il capo? Il capo e i ragazzi che porteranno i camion. Ah, ok. Su che camion li trasportate, di solito? Camion normali o Presi dai camion civili. aziendali, sono? Presi dai Blindati. civili. Presi dai civili. Ok. Chiedemi prezzi di un paio di camion ai civili, se non Per esempio, 3-4. l'ultima volta che l'avete consegnato, no? Dove siete andati a portarla? Io non c'ero, ma erano verso il civico 19. Zona Verso porto, l'ex quindi. import, sì. Ok. E senti una cosa, per quanto riguarda invece chi vi fornisce le armi? Cioè, c'è un qualcuno in città che traffica armi? Sotto banco? So che trafficano armi, sì, ma non ho mai parlato con colui che lo fa. Però sai se c'è un'organizzazione che fa questa cosa? Io sapevo che era una singola persona, l'organizzazione non lo so se è un'organizzazione. Ok. Qualcuno di buon cuore che ha un tablet che funziona bene, mi controlla le fedine di questo Fulvio, Giusto e Pietro? Fulvio giusto il primo. Fulvio, virgola, Giusto, virgola, Pietro. Punto. Vediamo con cosa sono stati presi. Credo per rapina e spaccio, credo. Allora, Abbiamo ho tre Fulvio. fascicoli su Fulvio. Fulvio Renton. Esatto. Facci dove? Rapina al negozietto, spaccio di stupefacenti ed Rapina a mano armata? spaccio di sostanze stupefacenti. No, no, no. L'altro era Giulio. Sì, comunque sono conosciuti. Giusto. Giusto. Sì, ma che reati hanno? Rapina, spaccio. Sì, la Spaccio classe. di droga su. La classe, perché io non li ricordo a memoria le classi, scusate. Allora abbiamo giusto Chiappa che ha 1, 2, 3. 4, 5 reati di classe A. Bene. Questo qua è già uno da. Questo è già uno da sbattere dentro e dargli l'ergastolo. Aspetta, come hai detto che si chiama? Giusto Giusto? Chiappa. Chiappa. No, non è lui. Non è Non lui? so, non so il cognome, però so che non è quello, ragazzi. Vabbè, comunque è uno da tenere sotto d'occhio. Comunque questo qui è uno da. Vabbè, quanti giusto esistono? Questo. Aspetta, profili. Controllo io, Mettendo controllo. giusto, Controllo il database io. Giusto. non è detto che abbiano fatto tutti i documenti, Christopher. Sì, li hanno fatti. No, esiste solo sto Giusto Chiappa. No, li devono fare per forza comunque. Non tutti, non tutti. No? Ti spiego, ci sono alcuni che all'inizio li hanno fatti in polizia e Sì, c'è non li hanno fatti soltanto un in giusto chiappa comunque. casa. O è il suo Nella vero database. nome o è un finto, però comunque c'è solo un Giusto C'è Chiappa. una foto segnaletica? Sì, che tra l'altro poi di profilo, vabbè, Vabbè, ci tu l'hai ragazzi, mai visto in scusate. faccia? No. Signorelle? No. No? No. Sta sempre con la maschera. Non se l'è mai tolta. Aspetta, aspetta, Dimmi, aspetta, aspetta. Christopher. Vediamo Ce n'è sto solo Pietro. uno, Giusto Chiappa, 26 maggio 95.
Affermativo. Perché mi dici, signorelle, che non può essere lui? Non lo so, ma non credo si chiami così di cognome. Poi, sono tutti siciliani da tre teste. Sì, Fulvio, dovete sapere, signori, che è un ex procuratore. Ah. Ha avuto il posto quando siamo arrivati qui in America, però è durato una settimana e poi ha dato le dimissioni. Io so che è durato meno di una settimana. Una settimana, diciamo, giorno più, giorno meno. Io so che è durato 4 giorni in realtà, però ok. Vabbè, non cambierebbe poco. Procuratore, come vabbè, Pietro, sì, ce n'è due, Pietro. Ok, vediamo, mi può dire i cognomi? Pietro Baldamenti. Oppure? E Pietro La Scala. La Scala. La Scala l'ho già sentito. La Scala. Pietro La Scala. La Scala Pietro l'abbiamo Scala. Già arrestato. L'abbiamo arrestato un sacco di volte, esatto. Pietro La Scala. Pietro La Scala è uno delle tre teste, insieme a Fulgerente. Addirittura. Sì, è stato nominato da poco delle tre teste. E anche questo ha tanti bei reati, eh? Lo so. L'unico che ha avuto i coglioni di pulirsi la pedina penale qui sono io. Quindi... vuol dire che stai sulla buona strada. Perché avendo un'attività dove sono stato associato, cioè preso ora, diciamo che me la sono voluta pulire. Ma è tuo di proprietà o fai da prestanome? Da che? È di tua proprietà o fai da prestanome questa attività? No, non è... Aspetta, in che senso? Cioè, ah, sei dipendente? No, sono o... dipendente. No. Siamo più della scuola. Però diciamo che, non li volevo mettere nei casini a questi ragazzi, essendo che mi sembrano bravi e mi sono punito la fedina penale. E questo ti fa onore. Esatto. Beh, signori, volete fare altre domande o abbiamo abbastanza materiale per procedere? Volevi chiedere una cosa al signore, come si fa a chiamare? Signorelle, lo chiami signorelle per il momento. L? Sì. Allora, signorelle, senta, per quanto riguarda, diciamo, le altre organizzazioni in città, no? Sì. Tipo gang. Sì. Ha sentito mai parlare di una gang che veste di colore rosso? No. O si è mai scontrata, vi siete mai scontrati? Mai. E qualcuno... Anzi, sì. Sì, una volta. E dove? C'ero pure io. Eravamo al 54. A processo. E qualcuno vestito giallo? Giallo, sì, ne ho visti due mascherati ed erano su una moto insieme. Ok. Ascolta, mettendo un po' a parte quello che è successo prima, non mi hai detto il colore che usano questi signori? Guarda come sono vestito. Diviso, insomma. Così, praticamente? Nero e grigio scuro. Ok. Ascolta, ma questa triade, signorelle, questa triade è una gang o è una mafia? O una mafia, scusami. Diciamo che si fanno chiamare famiglia, né gang né mafia, però... Diciamo sulla carta. Sì, però non sono stati nominati ancora mafia, quindi credo che... Sai se nei loro progetti? Sì, nei loro progetti. Ok. E c'è qualche prova che devono superare? Diciamo che sono stato all'ultimo incontro con loro. E ce l'hai? Mi hanno chiesto cosa? Ce l'hai questo incontro? La clip? Sì. No, purtroppo no. Hanno disattivato tutti i dispositivi quando siamo arrivati. Immagino. E poi sono arrivati due elicotteri. Ok. Continua, scusami se ti ho interrotto. No, no, tranquillo. Diciamo che gli hanno chiesto di fare 4 kg d'erba e poi venderli. Venderli così. O renderli? Non venderli, ho... venderli. Tutti e 4? Sì, tutti e 4 i chili. E la prova che cosa cioè una prova di commercio praticamente, per vedere chi è in grado di fare un commercio più... No, questa cosa l'hanno chiesto soltanto a loro. Okay. Perché è l'unica... gang, diciamo così, se la vogliamo chiamare così, restata in città che non si è autodistrutta oppure è stata distrutta dalle persone in auto.
Dove è stato fatto questo incontro? Questo incontro? Sì. Posso sapere con chi sto parlando un secondo, giusto per capire? Ok. È stato fatto... Mi metto vicino al Monte Gilead. Vicino al Monte Gilead. No, no, per non, perché stavo davanti. Raga, un momento di È stato fatto vicino al Monte Gilead. È stato fatto per caso in mezzo tipo una specie di villaggio. Accampamento, villaggio? Esatto, il 3001. Okay. 3001. Non è la prima volta, mi sembra, che viene fatto un incontro là, giusto? Questo è il primo incontro a cui vado. Ah, ok. Signorella, mi riesce a dare il nome dell'interlocutore? Della persona, diciamo così, in alto? Sì. No, lo chiamano C, credo. Lo chiamano C? Oppure D, qualcosa del genere, DC. Boh. DC? Sì. Grazie. Sono i due abbreviativi del nome e cognome, credo. Ok. Vabbè, questo poi magari verifichiamo se abbiamo altri collegamenti e se riusciamo a estrapolare un nome. Signore, avete altre domande? Hai qualche numero telefonico in possesso? Che potrebbe... Delle persone in alto, no. E qualcuno che è all'interno? Di questi così tanto alti, diciamo? Di questi ragazzi, no. Purtroppo non ne conosco neanche uno. Sono venuti una volta dove noi. Sempre mascherati, tuta rossa. E una maschera con un triangolo, un quadrato, un cerchio di sopra, diciamo. Ah. Senti una cosa, è di solito in città che vi pulisce i soldi, cioè chiamate qualcuno in particolare? Questo lo sai, L, questo lo sai, e io lo sai, chi pulisce i soldi? No, io i soldi miei quando li faccio li do a Fulvio, e poi me li fa pulire lui a fine settimana. Ok, hai detto che però, c'è stato... Aspetta, ci dovrebbe essere anche una persona che li pulisce. Io lo so che tu lo sai, L. Inizia con la C il nome. Ok. Ok. E che cosa indossa? Dei vestiti con una specie di croce al contrario dietro o avanti. Mm. Perfetto. Sapresti riconoscerlo? L'hai visto mai a volto scoperto? Non preoccuparti della tua sicurezza. Ho visto i capelli al massimo, biondo. Ed è tutto tatuato, mi sembra. E sta con una ragazza che c'ha i capelli rossi. E sa come si chiama questa ragazza? Catherine. Era in polizia. Era o è in polizia? Era. Era in polizia. Perché l'unica poliziosa sono io, quindi la vedo dura. Lo so, infatti prima era in polizia, prima di lei. Mi dissocio, comunque. Ma questa Catherine, quindi, se sei sposato o no? Dovrebbe essere soltanto fidanzata con questo C. Ok. Vabbè, scusate una cosa, no? Se sai il nome della ragazza, dovresti sapere anche il nome del ragazzo, no? No, il ragazzo l'ho conosciuto soltanto tramite una cosa che ci sono venuti a parlare, si fa chiamare C. Ascolta, il fatto che sia fidanzato o sposato con questa ragazza è un'informazione fresca che hai o è abbastanza vecchia? Abbastanza vecchia, perché si sono fidanzati quando lei è uscita dalla polizia. Però mi ricordo una cosa. Diciamo che quando sono andato a parlare con lei non si ricordava neanche chi ero. Credo che gli hanno cancellato la memoria con una pillola o qualcosa del genere. Questo complica un po' le cose. Ok, ascolta, hai detto che dovranno superare una sorta di prova. Sì. Devono portare un quantitativo di... Chiedo scusa. Di soldi sporchi. Okay. In pratica quelli che fanno vendendo i 4 kg di Maria. Perfetto, quando devono essere consegnati? Entro domenica. Dove? Ogni settimana è così? Sappiamo. Ogni settimana, ogni fine settimana, ogni sera di ogni domenica. Ok. Ricevono una chiamata con un civico dove andare. Riusciresti a farci sapere quel civico? Indubbiamente. Sai dimmi che cosa sul civico 35? Civico 35 ci sono finito oggi andando a un custom, onestamente. Perché io non uso la mappa, diciamo, non uso il GPS.
E sono finito al civico 35, c'era un ragazzo vestito di rosso e con una maschera facciale, diciamo, non una maschera come quella che c'ho io ora. Un trucco tipo. Esatto, un trucco mezzo rosso e mezzo bianco. Mando a Max, mando a Max, ci penso io, mando a Max. Posso farti una Max, domanda? ci vai tu? Sì, dimmi. Conosci per caso Chris Max? Kyle? Chi? Chris Kyle. Sì. Sai dirmi qualcosa su di lui? Io Di so interessante? soltanto che lavora all'import, non Sindaco, so sta arrivando nient'altro. Max. Basta, solo questo sai? Sì. C'è qualcosa sul nuovo proprietario dell'import 39? No. Oddio, soltanto il nome perché è venuto da me una volta a presentarsi. Vabbè, Come si chiama? Pasqualino, credo. L'ho conosciuto oggi, è venuto a fare i documenti. Pasqualino, Regalino, qualcosa del genere. Ok. Conoscevi Credo sia Natalino collegato con Regalino? Natalino, sì. Quindi Sì, mi presumi sa che che sia un suo sia il parente? proprietario. Mi sa Sì, che è il è figlio. il parente. O il figlio, Dovrebbe ok. essere o il figlio o il fratello. Io ho saputo che è il figlio, anche se è più vecchio del padre, ma E so. infatti, Va è più vecchio bene, del padre. sorvoliamo per Esatto. cortesia. Dettaglio. È stato adottato, dai. Potrebbe È pure stato essere. adottato quando aveva 3 anni, 4 anni. Sì. Ma tipo successione, no? Ah, beh. Certificato, Vabbè, sono cresciuti insieme, diciamo era così. giusto pena. Ok, allora, se non ci sono altre domande, Sì, io ne io. ho una. Cosa Sì. sai su Ciccio Berardi? Su Su chi? Ciccio. Ciccio Berardi. Non so neanche chi sia, onestamente, Ciccio Berardi. Che Signorelle, dice che cosa? si fa chiamare Ciccio il Calabrese. Ciccio il Calabrese. Ok, Signorelle, sì, mi fa allora così dubitare io della lo sua buona. riconosco, Ah, così lo bravo, riconosco. signorelle, bravo. Con questo nome già lo riconosco. Cosa sai dirmi? Allora, mi sa che è il ragazzo che vi ho detto io prima, C. Ok. Ah. Quindi è il fidanzato di Lui. questa Crystal. Esatto. Ma quindi vede che lo sapeva il nome del signore? No, io sapevo il calabrese. Perfetto, dai, va bene. Dicendolo, lei Grazie. dicendo Ciccio il calabrese, ora ho capito anche il nome. Ah, quindi ho collegato, perfetto. Esatto. Allora è lui, sì. E ci ha detto che questo C Pulisce che dei pulisce. soldi, sì. Ok. Ok. Signorelle, ci Dica. vuole Io dire qualcos'altro? onestamente non ho altro da dire. Ok, i signori qui hanno qualche altra domanda per lui? No, no, no. Per No, me va no. benissimo. Ok, io ho solo una domanda rapida, poi Sì. magari attendo che lei mi mandi il materiale video che ha. Esatto, stavo Sì, mi chiedendo. dica. Volevo semplicemente sapere se conosce magari gli Se vuole orari. di materiale video, magari gliene Procuratore? posso fare anche altri in questi giorni. Dimmi, Max. Sta una signora con i capelli rossi qua davanti al governo. Che devo fare? Io sono single, ma non è che mi posso concedere. Aspetta, Come si chiama la signora? aspetta un secondo. Non Dimmi. parlo, non parla, E volevo fare allora, sì. improvvisare che sta la signora con i capelli rossi E qua che davanti. dobbiamo fare? Se non parla, che dobbiamo fare? Ci mettiamo Procuratore, all'angolo? Lo so, una lo so. Ho cosa. capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ci mettiamo intorno. Che facciamo? Si faccia dire come si chiama. Se vuole entrare, di che cosa ha bisogno. Altrimenti se ne può andare. Non parlo. Le dica di presentarsi, altrimenti può andare via. Lo Vengo, andiamo. potrebbe anche essere la ragazza di cui ho parlato so, io. lo so, lo so. Infatti, ho già subito collegato. Tenente, io Infatti questo lo non volevo sono dire. così col gentil sesso, non mi giudichi male. Tranquillo. Mi sa che il tenente invece Ma che dice che noi siamo gentili? Ma no, dai. È una Tenente battuta, dai. Brandi, lo conosco bene. Va, Non sa non. quanto fastidio mi dà questa cosa. No, 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 tenente, non le dia fastidio. No, 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 non si prenda sto Dai, fastidio dai. perché Mamma mia, quando le quando si cose incazza. saranno più calme, poi io Quando sono saranno più sicuro. calma, tranquillo che mi presenterò. Ne sono sicuro. Allora, signorelle, se abbiamo terminato, io per la sua sicurezza Sì, le vedi. chiederei di attendere ancora qui per un po'. Certamente. E anche perché noi dobbiamo definire un'altra cosa, lei sa di che cosa dobbiamo Sì. parlare. Le devo Dovrei andare un dare secondo il premio quello stanzino che partecipazione. dovrei mangiare. No, può mangiare qui davanti a noi, non ci Dovrei vergogniamo. togliere la maschera. Ah, ha ragione. Si giri di spalle se vuole, come Come ho preferisce. fatto io. Preferisco andare Guardate, di là. vengo e vengo e vengo e condivieni qua. Sì. Un nomignolo.
qualcosa che ci possa comunque ricondurre a questo soggetto, a questa persona. Ma io voglio anche chi pulisce i soldi. I soldi lo sappiamo già quanto, però lo voglio, lo voglio, lo voglio vedere dietro le sbarre, voglio vedere i vermi che gli mangiano la ma dovremmo avere mica... Ti potrei dire tipo la casa di questo qua. No, ma ci sarà il dopo di... Scusami, credo che sia quella la casa. Quale? Al civico 810. 810. 800 dovrebbe essere una discesa di una megavilla, qualcosa del genere. Ma lo sai come? Per quale, come lo fai a sapere? Come fai più che altro a sapere che è sua? Li ho visti entrare lì. Più che altro. Hai un qualcosa che può provarlo? Clip non ne ho, però perché ci sono andato con loro. Ma purtroppo. Prove concrete. Senza delle prove, lo so, capisci? Questo lo so. Veniamo, altrimenti veniamo sì, lo so, presi. Lo so, tranquillo. Per me dall'aria. Esatto. Lo so bene. In questa vita devi tutto quello che trovi lo devi comprovare. Esatto. Esatto, lo so, lo so. Comunque, se riesci, se arriva anche sapendo il... Cioè, tu comunque sai la loro... Cioè, ci sei andato là dentro perché ti ci hanno portato loro, non ho capito. Sì, mi ci hanno portato loro quando dovevo fare la polizia dei soldi. Addirittura, ti hanno portato in casa loro? Sì. Questi sono pazzi. No. Cioè, diciamo che si fidavano di me, visto che sono Ero, uno dei sicari della triade. Una domanda a lei, ma voi avete una radio comune che cambiate spesso o tenete sempre la solita? Si cambia spesso. Ogni volta che sentono una voce strana, viene cambiata immediatamente. E l'ultima che è rimasta ovviamente non la utilizzerò, è giusto per sentire. L'ultima è 555.56. Ok. E tu magari non riesci, no? Non riesci a farti sapere quando cambio la radio o il canale della radio, vero? Anche? Lo potrei fare. Attualmente che radio avete questa? Attualmente questa, sì. 555.56? Un secondo che controllo. Non controllate adesso voi agenti. No, adesso no. Tipo un momento che sono a vuoto, ascolta e basta. Lei, in questo momento... Lei se vuole signorina può entrare. Meglio se non controllate. Sì, sì. Quindi 555.56? Sì. È molto simile a quelli degli sì, altri. Sì. Eh? Ok. No, allora... ma ogni giorno cambia. Tipo l'altro giorno avevamo tipo 119.9, 432.32. Cambiamo di continuo. Però queste qua non sono più utilizzate, diciamo. Okay. Magari se lei ci tiene un po' più aggiornati sui cambi delle radio ci fa un grosso favore. Più che altro potrebbe bazzicare qualcosa a noi mentre forse te non ci dai peso perché forse sono i forzi. Ho dato le mie intenzioni. Prego.